Benvenuti ragazzi, benvenuti qua in un nuovissimo video, sempre qua, sempre sul pazzo del tubo. Ragazzi, oggi vi voglio dire la mia classifica della Serie A 2018-2019, delle prime 7 posizioni. Partiamo subito dalla settima alla prima. Secondo me, ragazzi, la settima posizione sarà occupata dalla Fiorentina. La squadra toscana ritornerà in Europa League. Arriverà la settima perché ha trattenuto Chiesa e secondo me Chiesa lo aiuterà a riportarla in Europa League attraverso i preliminari. Sesta posizione. Sesta posizione, secondo me, sarà occupata dal Milan. Il Milan perché non ci avrà tre partite a settimana, avrà l'Europa League, si concentrerà più sull'Europa League, più sulla Coppa Italia. E il campionato, secondo me, arriverà a sesto. Poi ci sono delle voci che magari Gattuso andrà via, nuova proprietà, ragazzi. Milan sesto. Quinta posizione. Quinta posizione, la Lazio. La Lazio non tornerà in Champions League, ma andrà in Europa League ancora. Tranquillamente, non ce la vedo perché ci sono quattro squadre molto più forti, sono rafforzate molte di più della Lazio, anche se ha fatto degli acquisti mirati. Non di alto livello, però acquisti mirati. E si concentrerà più sull'Europa League, quindi quinta posizione sarà occupata dalla Lazio. Quarta posizione sarà occupata dal Napoli. Bene sì, ragazzi. Dico così perché secondo me è finito un ciclo. Il ciclo Sarri è finito e quindi secondo me arriverà quarta perché si concentrerà più sulla Champions League, perché Ancelotti è il mister delle coppe. Ragazzi, quindi secondo me quarta il Napoli. Non potrà fare il campionato dell'anno scorso, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo. Terza posizione, la Roma. Perché la Roma? La Roma ha venduto sì Alisson e Nainggolan, però ha preso dei giovani promettenti che se esplodessero faranno una grande Roma. Terza, la Roma, e si concentrerà tanto sulla Champions League e la Coppa Italia. Seconda posizione, l'Inter. L'Inter, ebbene sì ragazzi, dico l'Inter, la mia squadra del cuore. Dico l'Inter perché l'Inter arriva da un'ossatura da un anno, arriva da un'ossatura di Spalletti, ha fatto la campagna acquisti che voleva Spalletti, l'Inter, ha voluto dei nomi e quei nomi sono arrivati. Potrà giocare con la difesa 3, con la difesa 4, potrà fare quel cazzo che vuole. Ha i doppi giocatori per ogni ruolo, quindi ragazzi, è quello che voleva Spalletti. Poi ragazzi, da quando sto registrando il video è arrivata l'ufficialità di Versalico, però ragazzi, Vidal si è stoppata, ho un attimo in stand-by perché c'è la suggestione di mercato, una roba impossibile per Modric, ragazzi, domani video, e sarà online il video domani sulla trattativa di Modric. Sogno impossibile, ragazzi, vi rimando al video di domani. L'Inter si concentrerà più sul campionato e la vedo seconda perché su Champions League, secondo me, ragazzi, andremo fuori ai gironi. Non mi aspetto niente dalla Champions League, mi aspetto più su un campionato e rafforzare la quarta posizione dell'anno scorso e aumentare con l'asticella e arrivare al secondo posto. Il primo posto, ragazzi, vedo la Juve. Obiettivamente la Juve è molto più forte di tutte. Arriva da una statura di 7 anni. Competere su tutti e tre i livelli, la Juve vincerà l'ottavo scudetto di fila, entrerà nella storia. Ragazzi, la Juve è purtroppo la Juve. I Gobbi purtroppo hanno preso Cristiano Ronaldo, forte giocatore, molto forte, anche se ha 33 anni. Chi lo dice che è vecchio? È perché è invidioso. Molto forte Cristiano Ronaldo. Secondo me la Juve vincerà sia la Champions League sia il campionato che la Coppa Italia, forse si concentrerà sulla Champions League, però ragazzi la Champions League non la vincerà, ho sbagliato ragazzi, ti pare che auguro ai Gobbi di vincere la Champions League. Ragazzi, se siete d'accordo con me con questa classifica, iscrivetevi al canale, lasciate un like, se non siete d'accordo lasciate un commento o lasciate anche un dislike. Ragazzi, seguitemi sul mio profilo Instagram, lo trovate sotto in descrizione, e che dire? Bella a tutti ragazzi!